Let's go, bitches! Eccoci qui con questo video sullo spotlight del nuovo set del RAID per il cacciatore che sono riuscito a completare subito nella prima settimana. Ecco qui, vi farò vedere subito com'è il nuovo set del cacciatore. Come vedete è tutto completamente nero, il mantello, tra l'altro, che sembra come quello di Batman. E come vedete, dal colore che fanno vedere, eh, diciamo, nella preview, in questo caso della maschera demoniaca del nero vuoto, si vede che c'è del verde al centro del, del casco. Ma poi vi spiegherò più avanti il perché. Vi voglio far vedere pezzo per pezzo quelli che sono stati drop con i miei tre PG questo, questa settimana. Quindi andiamo avanti ora passiamo al petto che secondo me l'ho trovato con dei perk veramente brutti in questo caso a parte comunque armatura del vuoto che è utile secondo me in pve. Questi qui sono gli schinieri trovati a 320 quindi ho avuto veramente molto culo in questo caso perché ho trovato il massimo possibile gli schinieri come sapete non ci sono ancora esotiche per gli stivali quindi quando metteranno le esotiche a 320 non potrò comunque infondere gli schinieri in questo caso ho avuto veramente molta fortuna. Siamo al mantello, che secondo me è una delle parti più belle. Questo così nero di questo colore. Perché non lo so, mi pare proprio veramente il mantello di Batman. Perché pare proprio di questa tessuta un pochino spesso uh, che pare pelle. Oltre a questo ho droppato un declino demoniaco di culim con persistenza che è ottimo. Persistenza mm, è un perk veramente forte su questo medallione perché è già stabile di suo, ma grazie a persistenza posso continuare a sparare anche a chilometri di distanza praticamente. Poi ovviamente il Black Spindle che devo uppare ora con un'altra arma, devo alzarlo. E infine il castigo demoniaco di Merain con Libellula, veramente forte. Poi un'arma pure ottima in, PV, in PvP, scusate, perché ha un elevato danno e comunque molto facile l'acquisizione in testa, un sacco di automini. Quindi questo qui è il set, tutto quello che ho droppato questa settimana, in più voglio farvi vedere quello che è lo shader che si ottiene prendendo praticamente guanti, scarpe, petto ed elmo, che è questo qui, si chiama piano ascendente, guardate che bello, compare praticamente rimane il nero quello lì che vedevamo nella preview e compaiono queste cose um, verdi fosforescenti al centro del casco che vedevamo prima nella preview o comunque sul petto, intorno al collo e sul... Um, sui gomiti come vedete, infatti, ora vi farò vedere un po' meglio. Guardate che bello! Pare proprio che c'è un aura all'interno del casco. Che comunque viene racchiuso da queste cose nere. Mi piace veramente tanto. Sul, diciamo, sulle braccia ce l'abbiamo solamente sul, sul gomito destro, quindi niente di che, soprattutto. Sul petto, invece, cambia un pochino. Mi piace molto, poi, tra l'altro, l'effetto che fa questa luce che risalta sul, diciamo, sulle increspature dell'armatura. Quindi molto carina come cosa. E poi sulle scarpe, che in verità non c'è proprio niente. Comunque, io spero vi sia piaciuto questo video spotlight su questo nuovo shader e sull'armatura, diciamo, del demoniaca del Raid. Eh, io spero vi sia piaciuto questo video, bitch, sono sempre io, Paolo, il vostro guardiano preferito, un saluto, let's go!